Sì, è stata una lunga trattativa, c'è stato questo interessamento del Teramo che comunque va avanti quasi un mesetto, diciamo. Nascondo che avevo altre richieste importanti, però poi ho visto questa insistenza da parte del Teramo che mi ha convinto e sono venuto qui. Sicuramente è un po' strano perché comunque ci siamo giocati la categoria, quindi mai pensavo di venire qui, sinceramente. Però adesso sono qui e voglio iniziare questa nuova avventura col Teramo, che è una grande piazza, ambiziosa. Cerchiamo di fare sicuramente meglio dell'anno scorso. Sai che sei stato un nuovo spauracchio qui a Teramo, perché tutto il rispetto per i tuoi compagni, ma il pericolo numero uno eri tu. Sì, l'anno scorso diciamo che Teramo è stata una delle cavie preferite, quindi ho fatto abbastanza bene, adesso spero di farne tanti altri col Teramo, sinceramente. Il mio obiettivo è fare meglio di l'anno scorso personalmente, Doppia quindi cifra. sì, esatto, spero di arrivare almeno in doppia cifra. Poi se magari segnano i miei compagni va bene lo stesso, l'importante è ottenere risultati di squadra. Ho contattato il direttore, è iniziata. Direttore generale. Sì. Poi anche, ripeto, mi ha contattato, comunque c'è stata una lunga trattativa, prima per telefono, poi ci siamo incontrati, abbiamo fatto una chiacchiera di persona per capire anche, per vedere se ci piacciamo, comunque è importante fare una chiacchiera da vicino. Quindi da lì ho deciso di venire qui a Teramo. Noi puntiamo ai playoff, Puntate che sì, playoff. puntiamo ai playoff, che è la prima cosa, poi iniziamo il campionato e vediamo quello che succede. In base a quello ci poniamo degli obiettivi. Sei un ottimista. Sì, abbastanza. Sì, il modulo è quello che diciamo, mi esalta di più le mie caratteristiche. Quindi adesso la cosa importante è conoscere i miei compagni, capire come le loro caratteristiche e capire l'idea di gioco del mister, per far sì che il gruppo si unisce e andiamo tutti d'accordo a livello del campo.